Allora, riallacciamoci solo al finale dell'ultima lezione di martedì scorso, cioè della prima ora di martedì scorso, dove ci eravamo lasciati con un programma errato, no? Nel senso che stampava dei null al posto dei nomi dei vertici. E, come vi ho promesso, ho cercato di approfondire, capire la situazione per capire un po' come comportarci e quindi diciamo che il riassunto di tutto è: dimenticate quei 10 minuti in cui abbiamo parlato di oggetti solo parzialmente inizializzati, perché è una tecnica, un trucchetto, diciamo, non a caso l'ho chiamato barare, che funziona sulle collection primitive, perché nel senso che se tu fai una index over all'interno di una lista con un oggetto parzialmente inizializzato funziona, però nel caso del grafo no. Per capire perché alla fine all'interno della documentazione di JGraphT, oltre per capirlo sono andato a vedermi il sorgente di JGraphT per capire cosa facesse essenzialmente, ma qua in modo sibillino te lo dice dicendo: guarda che essenzialmente in questa frase qui col bullet dice: guarda che per ragioni di ottimizzazione interna io non solo memorizzo nei vertici l'informazione sugli archi, ma memorizzo anche nell'arco l'informazione sul vertice. Quindi nel momento in cui aggiungo un arco, lui si sa, cosa che non gli servirebbe tecnicamente, è il vertice che sa quali sono gli archi incidenti, ma lui per buona misura, la libreria, per maggiore efficienza, si salva anche il vertice incidente. E il vertice incidente lo prende dai parametri della funzione, non lo prende dal grafo stesso. E quindi i parametri della funzione devono essere dei vertici propriamente formati, cioè completamente formati. Quindi per via, non dico per colpa, no, di questo tipo di ottimizzazione, la nostra scorciatoia non funziona. Ok, va bene, prendiamone atto, chiedo scusa se vi ho confuso le idee. Quindi la soluzione unica e principe, ma che poi diciamo, già avete visto insieme nell'ora successiva, che è poi quella che ci garantisce di funzionare in tutti i casi, è quella di creare una mappa, no? Una identity map. E qui, ad esempio, la soluzione che già trovate, diciamo, commitata su GitHub, ha già modificato questa funzione stazione. Allora, partendo dall'inizio, il DAO stazione arrivo prendeva una fermata di partenza e mi restituiva un elenco di fermate di arrivo. Io ho voluto insistere con me stesso che il tipo del valore ritornato da questa funzione fosse una lista di fermate e non una lista di numeri interi, semplicemente. Okay? Perché avrebbe semplicemente spostato il problema dal DAO al model, quindi il problema di ricondurre l'ID della fermata all'oggetto fermata stesso. Allora, essenzialmente l'unica modifica che ho fatto è quella di passare a questa funzione stazione arrivo anche l'identity map che corrisponde alle fermate, e tra un secondo vediamo dove l'ho creata, e quindi quando dal database ricavo l'ID della stazione, beh, questo ID della stazione lo uso immediatamente per fare un lookup, una ricerca nella mappa, che mi restituisce in tempo OD1, in tempo costante, perché la mappa funziona sulla chiave di hash sull'hash code della chiave, mi restituisce in tempo costante l'oggetto fermata corrispondente. Questo ricordiamocelo, nel senso che quando da un valore di un elemento voglio trovare l'elemento stesso, non facciamoci mai venire in mente di scandire la lista. Vuol dire che per scandire la lista avremo una complessità O di n, in questo caso l'n non è molto ampio, ma l'esercizio che avevate fatto con Alberto nel pomeriggio era molto più grande, no? Era 50 volte più grande, quindi l'impatto sulle prestazioni si farebbe sentire decisamente. Soprattutto dentro un ciclo, quando tu sostituisci un O di 1 con un O di n all'interno di un ciclo, la tua complessità viene moltiplicata per il numero di iterazioni e quindi tende a aumentare ancora di più. Quindi questa tecnica di gestire praticamente in parallelo, adesso torno nel modello, in parallelo due strutture dati. Ce l'abbiamo qui, l'elenco di fermate, perché a volte mi fa comodo avere l'elenco, la lista, e una mappa che permette di avere l'accesso diretto a una determinata fermata conoscendone la chiave, che 99 su 100 sarà la chiave primaria con cui quell'oggetto è rappresentato nel database, la chiave primaria dell'SQL. È un lavoro in più
che devo fare, perché comunque io nel mondo oggetti di Java le relazioni le posso navigare solamente in una direzione. Nel mondo del database non c'è differenza, no? Ho comunque una tabella e questa tabella la posso indirizzare, ricercare per qualunque colonna. Qui invece no, la lista la posso ricercare solamente in modo sequenziale, la mappa invece la posso indirizzare solamente in modo diretto, cioè conoscendo la chiave. La lista mi serve ogni volta che voglio avere le fermate in un certo sequenziale, analizzare sequenzialmente, ma averle in un certo ordine. Perché io potrei anche fare a meno della lista prendendo ogni volta la mappa punto .values. No? Sapete che ogni mappa ti restituisce due insiemi, che sono il punto .keys e il punto .values. Il punto .values è una collection che però non garantisce l'ordine, perché l'ordinamento del values di una collection dipende dalle chiavi di hash, scusate, dalle funzioni di hash con cui sono state ordinate le chiavi. Quindi hai sicuramente tutti gli elementi, ma non nell'ordine con cui li hai inseriti. E soprattutto se magari questo elenco deve andare a finire, che ne so, in una tendina dell'interfaccia utente, avere gli oggetti in un ordine sensato è comunque importante. Quindi non possiamo fare a meno né di una né dell'altra. E quindi quando io ho creato l'elenco delle fermate, get all fermate, spendo quei 100 millisecondi o anche meno a trasferire tutte le informazioni sulle fermate all'interno di questa mappa, che da sola non aggiunge informazione perché mappa l'ID di un oggetto sull'oggetto stesso, ma mi serve per rendere efficiente tutte le operazioni che seguono. Quindi questo è quel pattern di programmazione che abbiamo chiamato, si chiama Identity Map, no? Che garantisce, tra l'altro mi garantisce un'altra cosa questo, che di new fermata, qui stiamo parlando di new fermata, ne faccio una sola. Io quando scandisco il database per trovare tutte le fermate, chiaramente creo un oggetto di tipo fermata. L'ho creato e non ne creerò più altri, perché quando avrò bisogno, ad esempio, dei vertici, e quindi questa stazione di arrivi mi deve restituire degli oggetti di tipo fermata, non sono oggetti nuovi, ma vado a ripescare gli oggetti che già avevo. Quindi questo result.add aggiunge una lista, un oggetto fermata ovviamente, perché questo result è una lista di fermata, dove l'ho dichiarato qui, ma non c'è un new fermata qua, semplicemente vado a pescare un oggetto che avevo già creato prima. Questo mi dà un altro vantaggio, nel senso che se dovessi modificare per qualche motivo la creazione dell'oggetto, ce l'ho in un punto solo, che è il punto, diciamo così, principale in cui leggo l'elenco delle fermate. Quindi richiede un passettino di lavoro in più, ovviamente se e solo se ci serve creare strutture dati di questo genere. Cioè non è che tutti questi pattern di programmazione noi li stiamo imparando per imparare a cavarcela in certe situazioni. Non sono delle leggi per cui ogni volta che leggo una lista devo fare una mappa corrispondente. Se mi serve la faccio, se no non la faccio. Se mi trovo in quella situazione di dover ritrovare l'oggetto, di scandire la lista per cercarlo, mi viene in mente, ah, tu guarda, abbiamo parlato di identity map, magari faccio più fretta così, ed evito problemi di efficienza, evito problemi di debug. Ok, quindi tutte queste tecniche sono tutte, diciamo, quegli strumenti che ci mettiamo nel nostro cassetto degli attrezzi da poter utilizzare solo quando serve, perché se provate tutti questi suggerimenti che, diciamo, via via scopriamo, ad applicarli sistematicamente sempre, in realtà avreste solamente come risultato quello di avere un codice molto più complesso del necessario. Quindi teniamolo come tecnica utile. Ok, a parte questo, diciamo, l'esercizio era già completo allora, poi avete fatto nell'ora successiva uno molto più complesso, in cui chiaramente le query per poter fare il caso 1, 2, 3 erano anche significativamente più complesse. Quindi questo solo per chiudere l'equivoco della volta scorsa. Allora, da qui in poi proviamo ad andare avanti, vabbè, abbiamo costruito il grafo, quali sono le operazioni che si possono fare sul grafo stesso? Okay? Allora, ottenere l'elenco dei vertici lo sappiamo fare, grafo.vertexset, abbiamo semplicemente un elenco, ma a questo punto sarebbe un elenco destrutturato, che non ha le informazioni di connessione. E visto che questa comunque è una struttura dati che contiene degli elementi,
dobbiamo imparare, se non altro, a visitarla questa struttura dati, a elencare i suoi elementi in un certo ordine che tenga conto delle connessioni. Quindi, mentre una lista si può visitare in un modo solo, cioè si itera dal primo elemento all'ultimo, perché la lista ha un suo ordine predefinito, in un grafo l'ordine con cui visito, cominciamo a usare questo verbo, il grafo, può essere diverso. Cosa intendo con visita? Come visita intendo una esplorazione sistematica degli elementi di un grafo. Cioè avere una regola attraverso il quale io attraverso il grafo in una certa serie di modi permessi o definiti. Un grafo, posso scegliere un vertice di partenza e poi dico ok, adesso da questo vertice dove vado? Questo vertice ha 1, 2, 3, 4 archi uscenti, quale scelgo? Ne scelgo uno? Ne scelgo uno per volta? Li scelgo tutti? Allora, se l'obiettivo è toccare tutti i vertici del grafo, devo darmi un meccanismo per evitare di passare due volte dagli stessi vertici inutilmente, per evitare di dimenticare dei pezzi di grafo. Per questo è il significato di sistematica, cioè darmi un metodo sistematico che mi permetta di dare un risultato corretto alla fine. Ci sono molti tipi di visite, quindi questa sistematizzazione, questi sistemi di visita possono essere diversi. Ce ne sono due particolarmente notevoli, diciamo così, perché sono i due casi estremi. In mezzo ci stanno gli altri tipi di visite, che differiscono nel criterio, no, con cui decidono di esplorare questo grafo. Allora, il primo è la visita cosiddetta in ampiezza. Quindi io mi do l'obiettivo, partendo da un certo vertice di partenza, no? Vertice che qui è chiamato il vertice sorgente, punto di partenza, di trovare tutti i vertici che sono raggiungibili dal primo attraversando gli archi del grafo. Quindi non mi interessa il vertex set, nel vertex set ho tutti i vertici indipendentemente dal fatto che siano vicini o lontani o raggiungibili o meno. Mi interessa solamente quelli raggiungibili dalla sorgente. Allora, questo algoritmo come funziona? Parte dal vertice sorgente dicendo che lui per definizione è raggiungibile e costruisce una serie di livelli corrispondenti, ciascun livello, ai vertici che si trovano a una certa distanza, livello 1 a distanza 1, livello 2 a distanza 2 e così via, rispetto al nodo sorgente. Quindi il nodo sorgente, essendo sorgente, di fatto definiamo che si trova a un livello 0, quindi un grafo ha sempre come minimo un insieme di vertici visitati che è pari a 1, cioè il vertice di partenza. E quello ovviamente è a distanza 0 dal vertice di partenza stesso, è lui. Dopodiché, una volta che ho un livello, quindi un insieme di vertici, posso trovare i vertici che si trovano al livello successivo. Cioè i vertici che sono a livello I più 1, o L più 1, usiamo la L, che siano i vertici raggiungibili a partire dai vertici di livello L. Cioè i vertici di livello 1 sono quelli che raggiungo dalla sorgente direttamente, cioè dai vertici di livello 0. Quindi sono i vertici adiacenti alla sorgente. I vertici di livello 2 sono i vertici che raggiungo da quelli di livello 1. E quindi sono i vertici adiacenti a un vertice che a sua volta è adiacente alla sorgente. Quindi devo fare due passi per arrivarci. Ovviamente vertici adiacenti alla sorgente che non fossero già nel livello 1. Vertici nuovi, diciamo. I vertici di livello 3 sono quelli che sono raggiungibili dal vertice di livello 2 e che ovviamente non abbia già incontrato in precedenza, e così via. Quindi questo si può modellare, diciamo così, teoricamente in modo molto semplice, con questo algoritmo iterativo. L'insieme dei vertici, S sta per set, l'insieme dei vertici di livello L più 1 è l'insieme di tutti i vertici che non siano ancora stati visitati, cioè non siano ancora compresi in nessuno degli S precedentemente costruiti, e che siano adiacenti ad almeno un vertice del livello precedente, L. E questo ciclo for, questo ciclo while, va avanti fino a quando l'insieme S non scopro essere vuoto, non diventa vuoto. E lo diventerà vuoto, prima o poi.
perché il numero di vertici in totale è finito, non abbiamo dei grafi infiniti, noi non ci lavoriamo per fortuna. E ad ogni nuovo livello, se scopriamo dei vertici nuovi, questi non potranno essere riusati dopo, no? Importante questo, non ancora visitati. Quindi ad ogni iterazione il numero di vertici visitati aumenta. Si incrementa di almeno di uno. Allora, io ho un'iterazione in cui il numero di vertici visitati ad ogni iterazione aumenta almeno di uno. Perché aumenta almeno di uno? Perché se fossero zero sarebbe l'insieme vuoto e sarei uscito dal while. Quindi aumenta almeno di uno e è un numero finito. Quindi prima o poi si ferma questa cosa. O si ferma quando ha mangiato tutto il grafo, per cui non esistono più vertici non visitati, ho visitato tutto il grafo, oppure si ferma quando esistono ancora dei vertici ma non sono raggiungibili dal vertice sorgente. E quindi abbiamo un grafo che non è più connesso, che non era connesso, e quindi abbiamo visitato in realtà tutti i vertici della componente connessa che conteneva il sorgente, il vertice sorgente. Ecco, graficamente è facile da visualizzare. Io ho questo grafo, ipotizzo che il vertice sorgente da cui voglio partire sia S e applico l'algoritmo. Quindi l'insieme di livello 0 è il vertice S. L'insieme di livello 1 è l'insieme dei vertici adiacenti a S. Quindi questi due. Prendo S, vado a vedere gli archi e trovo i vertici adiacenti. In questo caso sono R e W. R e W costituiscono un insieme. Quindi il mio algoritmo di visita mi dirà prima trovi S, poi trovi R e poi W, oppure prima trovi S, poi trovi W e poi R. Cioè l'ordine con cui visiterò, incontrerò i vertici di livello 1 non è fissato. Questo è un set, lo vedete, un insieme. Anche se lo costruisco, l'ordine con cui lo costruisco di fatto corrisponde all'ordine con cui mi interrogo sugli archi adiacenti. Troverò prima uno o prima l'altro, dipende come sono messi gli archi, dipende così, la funzione con che ordine mi restituisce gli archi, i quali ricordiamoci sono dentro dei set e delle mappe, quindi non fa fede l'ordine di inserimento. Quindi una visita in ampiezza di questo grafo inizierà sicuramente con S, poi continuerà con SRW oppure SWR. Ma quello che è sicuro è che S è prima dei vertici di livello 1 e questi vertici di livello 1 sono prima di tutti i vertici che sono a un livello superiore. E quindi adesso itero, sono su S1, mi calcolo S2, cioè i vertici adiacenti a R e W. I vertici adiacenti a R e W sono V, S, T, e x. V lo trovo da R, S lo trovo da R, S lo ritrovo da W, poi da W trovo T e trovo x. S non lo devo più considerare. Così come non dovrei considerare una seconda volta né R né W nel caso in cui fossero collegati tra di loro, in cui da R potrei passare a W, da W potrei passare a R, ma vige la regola che devo solamente inserire nel livello, in questo caso 2, i vertici non ancora visitati, quindi non S, non R, non W. E quindi il livello 2 è fatto così. Sono vertici che sono adiacenti a un vertice che è adiacente a S. E poi vado avanti. Il livello 3 sarà fatto dei vertici che sono adiacenti a T, cioè W, ma non lo prendo perché è già visitato, cioè X, ma non lo prendo perché è già visitato, U lo prendo. E poi partendo da X, trovo T, ma l'ho già visitato, W, ma l'ho già visitato, Y sì. E poi c'è ancora V, da V trovo R, ma l'ho già visitato, e quindi non trovo nulla. Quindi ho trovato U e Y. E quindi U e Y sono il mio livello 3 della visita. Quindi ho partizionato i miei vertici in insiemi corrispondenti ai livelli di distanza dalla sorgente. U e Y sono entrambi a distanza 1, 2, 3 dalla sorgente. Tra l'altro, questo modo di procedere ha anche il vantaggio
che i nodi che scopro, li scopro con il percorso più breve possibile che li collega alla radice. Cioè un nodo di livello 3 è garantito che abbia un percorso di 3 archi, un cammino di 3 archi di lunghezza 3, che collega quel nodo con la radice, o meglio, che collega la radice con quel nodo, se il grafo fosse orientato, devo fare attenzione in che ordine lo percorro. E quello è il percorso minimo. Poi, se non sono tanto intelligente e non faccio il percorso minimo, potrebbe anche avere una distanza maggiore. Ma io lì mi sono, nel costruire questa visita, mi sono costruito il percorso minimo. Quindi ho, in un colpo solo, partendo da un vertice sorgente, calcolato qual è il numero minimo di archi per poter raggiungere qualunque nodo raggiungibile del grafo. Non solo ti so dire che U si può raggiungere con 3 passi, il numero minimo di passi con cui posso raggiungere U è 3, ma ti so anche dire quali sono questi passi. Cioè basta che io mi scriva, tenga traccia di qual è l'arco, di quali sono gli archi che ho usato per scoprire nuovi vertici. Cioè quando prima dicevamo da T ho scoperto U, non vado a riscoprire W doppio, non vado a riscoprire X, ma da T ho scoperto U, vuol dire che quest'arco qui, l'arco che collega T a U, è un arco importante, perché è l'arco che mi permette di espandere l'albero di visita. Quindi partendo da S ho scoperto R W doppio, va bene, quindi questi due archi, R S, sono gli archi che mi codificano il percorso minimo da RS e da RW. E quest'arco qui, RV, è quello che mi ha permesso di scoprire V. E quindi quest'altro arco è un arco importante. L'insieme di questi archi che ho usato per scoprire nuovi vertici e quindi inserirli in un insieme di livello successivo, costituisce un albero. Cos'è un albero? È un insieme connesso non ciclico. Perché è connesso? Beh, perché la visita trova solamente quelli connessi. Perché non ciclico? Perché non ho inserito dei vertici che avessi già visitato in precedenza, quindi lo stesso vertice non ci arrivo mai due volte. Quindi questo meccanismo di espansione per livelli mi crea un albero, se mi tengo traccia, qui li ho evidenziati qua in rosso, degli archi. Questo è l'albero cosiddetto di visita in ampiezza di questo grafo. Quell'albero di visita in ampiezza codifica tutti i percorsi di lunghezza minima che collegano la sorgente a un qualunque vertice raggiungibile di quella componente connessa, diciamo, a cui appartiene la sorgente. Quindi l'output della visita sono due, è composto da due informazioni: quali sono i vertici raggiungibili e come li si raggiunge. Come li si raggiunge è un'informazione collaterale che posso ottenere gratis se durante la visita ho tenuto traccia di quali archi ho utilizzato. E quindi in pratica la procedura in ampiezza mi permette automaticamente di scoprire i cammini minimi. Un tipo particolare di cammini minimi, dove la lunghezza del cammino coincida col numero di archi. Questo ha senso se il grafo non è pesato, oppure se il peso è uguale a 1, cioè tutti gli archi hanno lo stesso peso. Quindi quando dico che il cammino più breve da S a U passa di qua, e non è S, W, X, Y, U, ma è S, W, T, U, è perché ipotizzo che attraversare 1, 2, 3 archi, questo, questo e quell'altro, sia più breve che attraversarne 4, 1, 2, 3 e 4. Questo è vero, cioè attraversare 3 archi è più breve di attraversare 4 archi, solo se gli archi hanno tutti la stessa lunghezza, lo stesso peso, lo stesso costo, e questo succede nei grafi non pesati. Se invece avessi un grafo pesato, non è più vero che l'albero di visita in ampiezza mi dà, coincida con l'albero dei cammini minimi. Scopriremo la prossima volta invece come si costruisce l'albero dei cammini minimi in un grafo pesato. Okay? Ma in un grafo non pesato non c'è bisogno di algoritmi speciali per trovare i cammini minimi. Basta una semplice visita. Ecco, ancora una domanda. Torniamo all'algoritmo. Qual è la complessità di questa cosa qui?
Cioè, se ho un grafo con 1000 nodi, ho un grafo con 10.000 nodi, qual è la complessità di un algoritmo di visita? Dipende molto da come è implementato questo punto qua, il calcolo degli adiacenti. No? Perché se io avessi una implementazione del grafo che, dato un insieme di vertici, mi restituisse subito un insieme di vertici, quindi lavorasse in modo insiemistico, diciamo, applicasse una relazione su un insieme, in tempo costante, allora potrei dire che il numero di iterazioni di questo intero ciclo è uguale al numero di livelli del grafo. Il numero di livelli del grafo lo chiamiamo anche a volte la profondità del grafo, cioè la distanza tra la radice e la foglia più lontana. Itero il ciclo esterno una volta per ogni livello. Poi però le operazioni che faccio dentro il ciclo hanno complessità costante o no? O di 1 oppure no? Purtroppo di solito no, nel senso che per trovare l'insieme di vertici adiacenti a un insieme di vertici dato, devo prendere uno per uno i vertici di quell'insieme, costruire i loro adiacenti e fare l'unione. Allora, fare l'unione è un'operazione che possiamo pensare a tempo costante con due set basati su funzioni di hash. Ma calcolare, interrogare il grafo vertice per vertice per conoscere i loro adiacenti ha una complessità che è data dal numero di vertici, quindi almeno lineare nel numero di vertici contenuto in questo set. Quindi, di fatto, ad ogni livello il tempo che ci spendo è proporzionale al numero di vertici di quel livello, assumendo che il calcolo degli adiacenti non dipende dalla densità del grafo, che è quasi sempre vero. E quindi il primo livello, il livello 0, costa 1, il livello 1 costerà 2 vertici, avevo trovato, il livello 3 costerà 3 vertici, eccetera. Se faccio la somma di tutti i costi, ottengo al massimo il numero di vertici totali del grafo. Quindi facciamo attenzione ai conti. Se uno applicasse la formuletta, quella che abbiamo imparato semplice, direbbe: ok, questo set di vertici, quanto è grande al massimo? N. Il numero di livelli del grafo, quanto può estendersi la profondità al massimo? N. E allora concluderei n per n, n quadro. Solo che non è vero. Non può mai capitare nella realtà, perché un grafo che abbia profondità n è un grafo fatto a spaghetto, lungo, senza biforcazioni. Un grafo che invece, in cui un livello abbia n vertici, è un grafo che ha la sorgente e poi tutti gli altri collegati a lui, quindi un grafo a stella in qualche modo, un centrostella e tutti collegati a lui. E non si verificano mai contemporaneamente, sono due situazioni estreme. Quindi il caso peggiore del numero di iterazioni del while e il caso peggiore della complessità della singola iterazione sono incompatibili. Quindi in pratica l'operazione di visita in ampiezza tende ad avere un tempo che è proporzionale al numero di vertici e non al suo quadrato. Proprio perché questo set non sarà mai di tutti i vertici, ma di un piccolo insieme. Questo, dico, è proporzionale a n se lì dentro uso delle operazioni tra insiemi. Se mi metto a usare le liste e chiedermi: guarda che se l'ho visitato o no, vado a scandire una lista, oltre a essere pirla, avrei una complessità che invece sale, no? Torna ad essere n quadro per colpa mia. Quindi facciamo attenzione, dipende sia dall'algoritmo, ma che anche dalle strutture dati su cui l'algoritmo si appoggia. Quindi in un'operazione che ha complessità O di n, io mi porto a casa la connettività del grafo, è connesso o no? Qual è la sua componente connessa? Quali sono le distanze degli archi e quali, dei vertici della sorgente? Quali sono le distanze minime? E qual è il percorso per trovare le distanze minime? Quindi è un buon risultato. L'altro tipo di visita, dicevo, l'estremo opposto, poi in mezzo ci sono tutte le varianti possibili, è la cosiddetta visita in profondità. La visita in ampiezza aveva la caratteristica, quella che abbiamo appena visto, di non allontanarsi mai più dello stretto necessario e indispensabile dalla sorgente. Quindi, prima di pensare minimamente di guardare quali sono i vertici a distanza 3, dovevo aver prima esaurito tutti i vertici a distanza 2.
La visita in profondità invece è molto più snella e dice, ma io vado avanti, parto dalla sorgente, sempre ovviamente devo partire dalla sorgente, e vado avanti su un vertice adiacente. Una volta che mi trovo sull'adiacente, vado avanti sul suo adiacente, e poi sul suo adiacente ancora, e così via, fino a quando non trovo un vertice che non abbia più connessioni verso vertici non ancora visitati. A quel punto faccio backtracking, torno indietro, e vado a vedere se nell'andare avanti così, avessi senza guardare, andando avanti sulla prima strada che trovavo, avessi per caso scartato delle vie laterali, delle altre connessioni, che mi portano a vertici nuovi, non ancora scoperti in questa via. Quindi in qualche modo io cerco di andare avanti prendendo la prima strada che trovo, solo quando non trovo più strade, torno sui miei passi e vado a considerare le possibili strade alternative. Può sembrare una logica un po' strana, dice, ma perché fai questa cosa complicata? Ma perché a livello di implementazione ricorsiva è semplicissimo. È una procedura ricorsiva semplicissima. Mentre la visita in ampiezza è una procedura iterativa, cioè un ciclo while, però devo gestire almeno tre insiemi, i vertici visitati, i vertici di livello L, i vertici di livello L+1, quindi devo fare di operazioni. Invece qua vediamo che è banalissimo. Cioè la visita in profondità, partendo da un certo vertice, significa prendere, dato quel vertice, tutti i vertici adesso adiacenti, quindi lavora su un vertice per volta, non su un insieme di vertici, per questo che a livello di codice è molto più semplice. Dato un vertice, trovo i suoi adiacenti e chiamo la procedura di visita, ricorsiva, depth first search, ricorsivamente su ciascuno degli adiacenti, purché non siano ancora stati visitati. E questa chiamata visit semplicemente li marca come visitati e li inserisce nell'insieme di quelli già visitati. Quindi una ricorsione pura e semplice che si esaurisce come? Cioè qual è il caso terminale di questa ricorsione? È il fatto che il vertice a cui arrivo non abbia più nessun adiacente, caso strano, ma è più il caso normale, non abbia più nessuno adiacente che porti a vertici nuovi non ancora visitati. Questo è il caso normale. Arrivo a un vertice, questo vertice avrà 5 archi, da questi 5 archi arrivo a 5 vertici e scopro che tutti e 5 sono già stati visitati. E allora torno indietro. Quindi non c'è bisogno di gestire nessun caso particolare come caso terminale, perché semplicemente si asciuga la ricorsione perché non trova più nessun vertice adiacente che non sia visitato. E quindi da lì non va avanti, naturalmente torna indietro. Non c'è neanche bisogno di fare nessun backtracking, perché l'insieme dei vertici visitati deve incrementarsi. Non è che quando torno indietro mi dimentico di aver visitato il vertice che ho visitato prima. No, devo accumularli tutti in un unico insieme, che cresce solamente, quindi non c'è bisogno di fare backtracking. Quindi l'implementazione di questo è semplicissima, e il suo comportamento può sembrare un po' strano all'inizio, no? Parto dal vertice sorgente, S, e qui dice, analizza gli adiacenti di S. Quali sono gli adiacenti di S? R e W. Prendine uno, ho preso R, e scende ricorsivamente su R. Da R dici, prendo gli adiacenti di R, quali sono? S e V. S è già visitato, quindi non lo considero, V, vado lì. Sono su V, ricorsivamente. Prendi gli adiacenti di V. Quali sono? R. R l'ho già visitato, non mi interessa. E allora ritorna al livello precedente. Ritorno su R. Ho altri adiacenti non visitati, non ancora considerati? No. Torno su S. Tornando su S mi riporta al successivo adiacente, era rimasto fermo, l'algoritmo su S, dicendo visito prima R e poi visiterò W, quando la ricorsione torna su dopo aver fatto tutto ciò che doveva fare dal lato di R, ritorno al nodo S, al primo livello della ricorsione, il quale farà una seconda chiamata, dice adesso vado su W. Da W la ricorsione troverà due adiacenti T e X, parte da 1, ad esempio T. Poi da T trova U, oppure X, ha trovato U. Cioè, li proverà tutti e due, però da qualche parte qualcuno inizierà. Io in questo esempio qua li ho scelti in ordine alfabetico, no? Così me li ricordavo più facilmente. Da U non può fare altro che trovare Y, da Y non può fare altro che trovare X,
E quindi vedete che per arrivare a x ho fatto un giro strano. Per quello ho un comportamento un po' strano, no? Questo algoritmo di visita. Perché sì, è vero che mi ha trovato x, ma a occhio non avrei mai scelto quel percorso lì. Ma fa lo stesso, l'ha trovato, l'importante è che l'ha trovato. Se il mio obiettivo è, l'abbiamo definito prima, avere un metodo sistematico per trovare tutti i vertici connessi, l'ho trovati. Sistematico un po' ubriaco, ma è sempre sistematico. E quindi alla fine ho trovato queste. A questo punto sono su x, da x mi chiedo, ci sono altri vertici? No, anzi, mi chiedo, quali sono le adiacenti di x? W, T e Y. Quali di questi non è ancora stato visitato? Nessuno. E quindi da x mi fermo, torno su y, in cui non ho nessun altro adiacente, perché l'unico che avevo era su x e l'avevo già considerato, torno indietro su u, che non ha altri adiacenti non ancora considerati, torno indietro su T, torno indietro su W, anzi no, torno indietro su T, e a T, all'epoca in cui ero entrato in T, avevo detto che gli adiacenti sono U e X. Ho cominciato a entrare in U quando X era ancora da visitare. Adesso quando torno indietro, nella ricorsione, mi ritrovo in T e dico, ok, adesso tocca andare su X, ma X nel frattempo è stato visitato e quindi non ci vado più. E quindi torno indietro, su W, rifaccio lo stesso ragionamento, potrei andare su X, ah no, X è già stato visitato, allora non ho più nulla da fare, torno su S, dove mi rendo conto che i due adiacenti che avevo li ho esplorati, e finisco, la visita è finita. Allora, anche qui ormai avevamo già capito il trucco, man mano che uso un arco per scoprire un vertice, me lo segno, me lo ricordo, e questo mi darà anche qui un albero, perché per forza è un albero, anche qui connesso, non ciclico, l'albero della visita in profondità, che non c'entra niente con i cammini minimi, cioè non mi dà il cammino minimo, mi dà però dei cammini di raggiungibilità su tutti i vertici, l'albero della visita in profondità, di una visita in profondità, ecco, perché a seconda dell'ordine con cui considero i vertici in ciascun, scusate, con cui considero gli adiacenti in ciascun vertice, troverò alberi diversi, con forma diversa. Alla fine l'insieme dei vertici che trovo è lo stesso, garantito. Ma la forma dell'albero con cui li ho scoperti può cambiare. Può cambiare molto più radicalmente che non quanto possa cambiare quello dell'albero della visita in profondità, dove comunque questo procedere per livelli mi dà un meccanismo più prevedibile. Questa parte qua la saltiamo. Ok, tra l'altro, vabbè no, questo lo sentiamo anche. Anche l'albero di profondità tende ad avere una complessità che ovviamente, che lì, una procedura ricorsiva, tu dici quanti livelli il massimo di ricorsione posso avere? Beh, quanti livelli? N, massimo, perché nell'ipotesi del grafo spaghetti lineare, prima di arrivare all'ennesimo vertice devo aver chiamato ricorsivamente tutti quelli precedenti. E per ogni chiamata ricorsiva qual è il branching possibile? È al massimo n, però anche qua vale il ragionamento di prima, visto che ad ogni chiamata trovo almeno, in questo caso esattamente un vertice nuovo, il numero di chiamate totali sarà semplicemente v. Quindi in entrambi i casi la complessità degli algoritmi di visita è proporzionale a v, è lineare nel numero di vertici. Qui c'è un più e. Cos'è sto più e? Il più e è il costo di trovare gli adiacenti. Perché alla fine, quando dico dato un vertice, trovo quali sono i suoi vertici adiacenti, devo andare a cercare tutti gli archi. Normalmente il numero di adiacenti di un determinato vertice è molto minore del numero di vertici. Esempio semplice, grafo stradale, tutta Italia, i vertici sono tutte le città o tutti gli incroci, gli archi adiacenti a ciascun incrocio saranno le 4 strade, le 5 strade, le 6 strade collegate a quell'incrocio. Quindi un numero di adiacenti per ciascun vertice, un grado, il grado di ciascun vertice dell'ordine di qualche unità, un numero di vertici dell'ordine di qualche migliaia. Questo succede con grafi
locali, cioè in cui c'è una località nelle connessioni, e che abbiano densità ragionevole, tendenzialmente bassa. Allora, in questo caso ha una complessità proporzionale più ODV. Questo non sarebbe vero se il numero, se il grafo fosse molto denso. Molto denso vuol dire che ogni vertice, se un grafo con 1000 vertici, ogni vertice avrà magari 500 connessioni, 500 archi, 600 archi. O addirittura nel caso dei grafi completi, ogni vertice è connesso a tutti gli altri vertici. Allora in questo caso il costo di trovare i vertici di un dato adiacente diventa predominante rispetto al trovare i vertici, al visitare i vertici. E quindi la complessità diventa pari al numero di archi. Quindi via la seconda e non V. Questo per i rari casi in cui abbiamo grafi molto densi. Per i problemi pratici di trasporti, logistica, connettività, di solito la densità tende a non crescere al crescere delle dimensioni del grafo. Quindi abbiamo tendenzialmente, dicevo, poi dipende dai problemi, ma un numero di archi che non è proporzionale a V al quadrato, ma è proporzionale a V. Il grado degli archi non cresce al crescere, il grado dei vertici non cresce al crescere delle dimensioni del grafo, non sensibilmente. Vabbè, questo per quanto riguarda gli algoritmi. In pratica come li applichiamo? Come sono stati implementati questi algoritmi di visita dentro la libreria JFGraph-T? Ma in un modo molto semplice, nel senso che dal punto di vista della libreria una visita è implementata attraverso un iteratore. Iteratore, quella classe Java, no, che conoscete già bene, che ci permette di iterare sugli elementi della lista. Di fatto un iteratore è una classe che è un metodo next, ce l'abbiamo sul result set nel database, ce l'abbiamo sulle liste, che data un insieme di elementi, una collection di elementi, reale o virtuale, mi dà un metodo per trovare, dato un elemento, quello successivo. Quindi, attraversare un grafo secondo un determinato algoritmo di visita non è per nulla diverso che attraversare una lista dal primo all'ultimo elemento. Posso chiamare esplicitamente il metodo next, oppure posso usare un for, come faccio per le liste, col due punti, con la sintassi dei due punti, che mi dà direttamente ogni volta l'elemento successivo. Ovviamente di iteratori ne ho molti, perché dipendono dal tipo di visita che voglio fare. Quindi all'interno di questo package traverse, perché visita si può anche chiamare attraversamento del grafo, quindi il package si chiama traverse e non visit, ho una interfaccia generale, graph iterator, che ti dice come è fatto un iteratore sui grafi, per attraversare grafi, e poi ho una serie di classi concrete che corrispondono, ad esempio, questo è il breadth first iterator, cioè l'iteratore che compie una visita in ampiezza, breadth first, prima esploro l'ampiezza e poi eventualmente vado in profondità, così come c'è un depth first iterator, che invece è l'iteratore che visita il grafo in profondità, quindi in modalità depth first. Poi ce ne sono altri, no? Ad esempio qua c'è un closest first iterator che dice: ok, io sono su un vertice, ho tanti adiacenti, ho un grafo pesato, li provo tutti gli adiacenti, ma parto da quello che pesa di meno, il più vicino in termini di peso del grafo. E quindi cerco di trovare prima dei percorsi che abbiano un peso, che usino gli archi di peso piccolo. È un'euristica, cioè alla fine non ti garantisce che tu trovi il peso minimo, perché magari c'è un percorso nascosto che il primo passo è pesante, ma poi tutti gli altri sono leggerissimi. Però magari ti dà una soluzione approssimata che ci interessa. Oppure random walk, ogni volta prendo un arco a caso. Cioè tutti questi iteratori differiscono essenzialmente nel criterio con cui si scelgono gli archi. Da quando sono in un determinato nodo, da quale parto prima? Quello in ampiezza mi dice parto dal più vicino, da quello che è più vicino alla sorgente. Quello in profondità mi dice parto, vado, cerco di allontanarmi il più possibile prima di tornare indietro. E gli altri, come dicevo, sono una via di mezzo, ci si danno dei criteri diversi in più. Ma la loro integrazione è sempre la stessa. Questo iteratore ha, come sempre, come tutti gli iteratori, perché deve soddisfare l'interfaccia iterator di Java, un metodo next e un metodo as next,
e quindi posso navigare il grafo usando questi metodi. Allora, proviamo a farlo sul nostro grafetto delle fermate, no? Di questa metropolitana. Allora, possiamo pensare, qui siamo nel modello, in cui avevamo creato il grafo, qui eravamo nel metodo creaGrafo, che ci ha creato il nostro grafo. Poi immaginiamo di voler visitare questo grafo chiedendoci, ma se io sono su una certa stazione, quali sono le stazioni raggiungibili da questa? Allora lo possiamo fare implementando un altro metodo, ad esempio stazioni raggiungibili, public, lista di stazioni, di fermata, qua l'oggetto si chiama fermata, fermate raggiungibili, a partire da una certa fermata. Chiamiamo source, così ci ricordiamo che è la stessa delle slide, la fermata sorgente. Allora, come lo implemento questo? Ho il mio grafo, devo crearmi un iteratore, ad esempio quello in ampiezza, poi possiamo provare tutte e due e vediamo la differenza. Creiamo un iteratore per la visita in ampiezza del nostro grafo. Allora, vediamo la classe com'è fatta. Allora, abbiamo detto che la classe si chiama, in questo caso, depth first iterator. Quindi graph iterator, che è l'interfaccia, v fermate, edge, default edge, l'iteratore, chiamiamolo it, uguale new, breadth first iterator. Allora, breadth first iterator è la classe concreta che riceve come parametro il grafo su cui iterare. Quindi il mio grafo era this punto grafo. Allora, questa operazione che cosa fa? Crea un nuovo iteratore e lo associa a questo grafo. E lo inizializza con un punto di partenza. Adesso noi possiamo chiederci, ma qual è il punto di partenza? Allora, se non glielo specifico, come in questa chiamata, sceglie lui il primo vertice che trova. Quindi itera sul grafo a partire da un punto a piacere per lui. Io in realtà voglio che iteri a partire dal vertice che voglio io. Allora vedete che tra le varie signature di questo metodo c'è quella che ho usato adesso, che non specifica il vertice di partenza. Una seconda che specifica un insieme, start vertices, un insieme di vertici di partenza. Quindi posso già conoscere un certo insieme di vertici e dico quali sono quelli raggiungibili da questi, oppure semplicemente un vertice di partenza, che è questa, la terza forma, che è quella che interessa a noi. Quindi dobbiamo specificare anche un secondo parametro source. Così diciamo l'iteratore parte da lì. Questo iteratore, come tutti gli iteratori, è alla carica a molla, cioè nel momento in cui l'ho caricato lui va avanti, si esaurisce, quando arriva in fondo lo butto via. No? Se dovessi iterare di nuovo dovrei creare un altro iteratore. Quindi il grafo è sempre lo stesso. Ogni volta che creo un iteratore, quell'iteratore mi serve per un'iterazione. Poi dopo diventa inutile. Quando l'iteratore comincia a dirti as next falso, cioè non c'è più niente dopo, non puoi estrarre più nulla, quell'oggetto non ti serve più. Quindi ci serve per un'iterazione. E in questa iterazione cosa facciamo? Attraversiamo il grafo e ci aggiungiamo via via i vertici che troviamo. Quindi diciamo che while ci sono vertici successivi, ricordiamoci il vertice che troviamo, quindi dobbiamo costruire una lista di risultato
E a questo punto aggiungiamo result.add il prossimo elemento. Che posso anche scrivere in un altro modo, più compatto, perché ricordiamoci che next è un oggetto di tipo fermata, quindi posso scriverlo con la sintassi specifica del ciclo su iteratori, fermata F, due punti, it, giusto? No, perché l'iterator non è un iterator. Iterable, no, non ha fatto iterable. Come l'hanno detto allora? Cancello questo. Sono stati pigri, non hanno implementato l'interfaccia iterable sull'iteratore. Ok. Quindi usiamo i metodi. It.next fa due cose, ricordiamoci. Restituisce il prossimo elemento e avanza l'iteratore all'elemento successivo. Poi mi chiamo asNext che mi dice se ce n'è ancora uno successivo oppure no. Allora, adesso questo lo dobbiamo, per testarlo, chiamare questo metodo del nostro programma di prova e vediamo cosa ci tira fuori. Quindi avevamo un test model qua che creava il grafo. Adesso magari non stampiamo tutto il grafo perché è un po' sovrabbondante, ma qui stamperemo solo, ad esempio, una statistica per .out.format creati tot vertici e tot archi. m.getGrafo.vertexSet.size e m.getGrafo.edgeSet. Cosa completi la cosa sbagliata? EdgeSet.size. Vabbè, questo è quello precedente, no? Dovrebbe ancora funzionare. Cosa vuoi? Aperta chiusa tonda. Ok, crea questo grafo qua con 600 vertici e 1400 archi. Vedete che con questo metodo, con la, quello che abbiamo chiamato metodo 2, è un'operazione di qualche secondo, non di qualche minuto, anche se uno non ha un Mac, visto che ieri, la volta scorsa avevamo visto che in queste operazioni Mac parevano più brillanti. E, ok, adesso dobbiamo provare, no, a vedere quali sono i vertici raggiungibili. Allora, list di fermata, ce l'ho già come oggetto. Raggiungibili uguale raggiungibili uguale model.fermate raggiungibili da una certa fermata sorgente. Qual è la fermata sorgente? Devo avere l'oggetto che corrisponde a una determinata fermata. Io come chiamante del modello non conosco quali siano le fermate.
Quindi devo far sì che il modello mi dica o mi permetta, no, di ricercare le fermate che lui ha caricato dal database. Quindi mi servono dei metodi di get, essenzialmente, perché io l'elenco delle fermate ce l'ha il modello, è qui. Fermate. Io non so se abbiamo creato un getter per queste fermate oppure lo dobbiamo creare adesso, sì, c'era. Quindi se noi volessimo prendere fermata a caso, che sono la prima che c'è, faccio get di 0, prendo quella. Se volessi una fermata specifica, conoscendo magari l'ID, allora dovrei creare qua un metodo che mi dia una fermata, dato l'ID, andando a interrogare la nostra identity map. Ma noi per prova ci basta prenderne uno qualunque, quindi diciamo che la fermata da cui voglio partire sia m.getFermate.getD0. Dammi la prima che trovi, tanto voglio solo testare l'algoritmo. Magari dimmi qual è. Parto da source e raggiungo fermate raggiunte, due punti raggiungibili. Okay. Se provo a eseguire questo, mi dirà che parte da questa fermata abbess, e l'elenco delle fermate che incontra sono queste. Adesso noi potremmo subito chiederci già se questo grafo è connesso oppure no, andando a contare quanti sono. Adesso siamo stati ingenui, non l'abbiamo stampato subito. Però ho l'insieme di tutte le fermate raggiungibili in un certo ordine. Magari aggiungiamo anche la dimensione più raggiungibili, tanto ce l'ho qua, size. Quindi lo rieseguo e su 619 vertici raggiunge 619 fermate. Quindi fortunatamente hanno creato una rete ferroviaria connessa, in modo che da una stazione puoi andare a tutte le altre con un numero arbitrario di passaggi. Se io volessi fare una visita in profondità piuttosto che in ampiezza, è tutto uguale tranne ovviamente l'oggetto iteratore che devo creare. Quindi anziché un breadth first iterator, qua creerei un depth first iterator. E tutto ovviamente, sì, devo anche importarlo, lo so, e tutto ovviamente funziona nello stesso modo, fornendomi però un ordine diverso. Non so se ricordate, Pigalle era il terzo o il quarto elemento di prima, mentre invece in questo caso compare come secondo, quindi ho gli stessi elementi in un ordine diverso, ma ovviamente ne avrò sempre lo stesso numero, sempre 619. Quello che cambia è l'ordine con cui li trovo. E questo mi dà l'insieme dei vertici. Attenzione che questo, né uno né l'altro, né quello in profondità né quello in ampiezza, questo elenco di vertici non è un cammino nel grafo. Cioè io non posso partire da questa stazione, poi andare alla seconda, poi dalla seconda alla terza, dalla terza alla quarta, dalla quarta alla quinta e così via. Non è detto che siano collegate. Vabbè, nel caso della visita in profondità le prime saranno collegate, ma poi quando la ricorsione torna indietro e prende un'altra via, vede il vertice in basso e poi un altro vertice che è collegato non a quest'ultimo ma a un altro precedente. Quindi non lo possiamo interpretare come un cammino, un ordine con cui toccare le stazioni. Perché non c'è un ordine lineare, no? Non è un ciclo unico che tocca tutte.
Sono più percorsi possibili, tutti pensati partendo dalla stessa sorgente. E quali sono questi percorsi partendo dalla stessa sorgente? Come faccio? Nelle slide era facile, no? Perché bastava colorare di rosso gli archi e diciamo ci ricordiamo questi archi. E io come faccio a ricordarmi un arco che l'algoritmo di visita che non ho implementato io ha usato? Perché mi serve per capire qual è il percorso, che lui, minimo o non minimo, che lui abbia utilizzato. Allora, quando mi interessi sapere non solamente quali sono i vertici, ma anche quali sono i percorsi, cioè l'albero di visita, lo devo fare costringendo, che parola grossa, chiedendo, partiamo dalla visita in ampiezza che è più facile, chiedendo all'iteratore di informarmi su come lui lavora al suo interno. Chi ha costruito la classe iteratore, ovviamente è più bravo di noi, ci ha pensato e ha detto, guarda, io so che tu potresti aver bisogno di informazioni su ciò che sto facendo. Allora definisco, un po' come l'interfaccia utente, definisco un insieme di eventi che vengono generati dall'iteratore man mano che lui procede algoritmicamente, quindi sono eventi tipo algoritmico, ho trovato un nuovo vertice, ho trovato un nuovo arco, eccetera, eccetera. E ogni volta che l'algoritmo compie una certa operazione genera un evento, evento al quale noi possiamo agganciare un gestore di eventi, un po' come facciamo con l'evento del bottone, no? Quando l'utente clicca chiama questa funzione. Ecco, quando l'algoritmo trova un nuovo vertice, o attraversa un arco, informami. Chiamo il mio metodo. Allora, dobbiamo essere sicuri di che cosa fanno questi metodi, questi eventi, no? Per cui lui dice, questo è il traversal listener, che può generare, ad esempio, un metodo che si chiama edge traversed, che viene chiamato per informare il listener, che saremo noi, interessati a saperlo, che l'arco specificato è stato visitato durante l'attraversamento, oppure che il vertice è stato visitato durante l'attraversamento del grafo. Allora, quali sono i vertici visitati? In realtà già lo sappiamo, perché sono i vertici che vengono via via ritornati. A noi non interessa tanto sapere ho trovato quella stazione, ma mi interessa sapere questa stazione l'hai trovata partendo da quale altro vertice. Quindi mi interessa di più sapere l'arco che hai usato, perché il vertice già me l'hai detto, già c'è nel risultato. Allora, cosa posso fare? Posso definire una classe listener che vada a intercettare questo evento e ogni volta che lui dice ho attraversato un arco, attraversare un arco significa colorarlo di rosso, non il nostro esempio di prima. Questo è l'arco che sto usando. Allora, quell'arco lì mi dice che il vertice di destinazione si raggiunge preferibilmente, secondo l'albero di, cioè, secondo questo albero di visita, si raggiunge partendo dall'arco di partenza. Cioè, quell'arco fa parte del grafo di visita. Quell'arco fa parte dell'albero di visita. Allora, come facciamo a costruirlo? Beh, un listener non è altro che una classe che possiamo definire. E questa classe deve implementare, deve gestire questi metodi, uno o più di questi metodi. Traversal listener ovviamente è un'interfaccia di cui noi dobbiamo creare una nostra classe. Lo possiamo fare in due modi, quello lungo e quello breve. Partiamo da quello lungo, è facile, poi ovviamente continueremo domani. Allora, eravamo su model, quindi creiamoci una classe che intercetti gli eventi del grafo.
gli eventi quali? Quelle, a noi interessa edge traversed. Quindi edge traverse listener graph listener, facciamo un bel nome bello lungo così nessuno ci usa la classe per sbaglio, listener, che implementi l'interfaccia traversa al listener. Listener. Traversa il listener. VE. Quindi una nuova classe che implementi questa interfaccia. Questa classe chiaramente nasce già subito arrabbiata perché dice sì, va bene, prima di tutto dimmi i generici che usi, fermata, default edge. E fin qua ci siamo. Ma poi continua a essere arrabbiata perché mi dice guarda che tu mi hai detto che vuoi implementare quell'interfaccia e quindi mi devi mettere i metodi di implementazione di quell'interfaccia. Allora, aggiungiamo i metodi, dobbiamo implementare questi metodi. Tutti, anche se non ci interessano. Anche se non ci interessano tutti. E quindi dobbiamo implementare, ad esempio, edge traversed. Quindi chiamiamolo, anziché R0, chiamiamolo E per edge. E gli altri non ci interessano, quindi li lasciamo non implementati. Cioè non implementati, implementati ma che non facciano nulla. E togliamo questo do to do perché non è to do, semplicemente non ce ne frega niente. Quindi edge traversed è il metodo che dobbiamo implementare. Sappiamo che questo metodo verrà richiamato ogni volta che un arco importante che fa parte dell'albero di visita verrà utilizzato e dobbiamo salvarci quest'arco. Cosa ci salviamo dell'arco? Beh, quando io attraverso un arco ottengo un'informazione, torno qua, ai colori. Prendiamo quest'arco da W a T. Che informazione ottengo sapendo che l'arco VT è stato aggiunto? Ottengo l'informazione che T si raggiunge da W. Lo chiedo su W, quest'arco qua cosa mi dice? Mi dice che W si raggiunge da S. Mi dice che, quest'arco mi dice che R si raggiunge da S. Io lo sto dicendo in un modo in cui ci sia una sola informazione. W si raggiunge da S, 1, 1. Non dico da S si raggiungono sia R che W, perché sarebbe più complicato da rappresentare, da codificare. È più comodo per rappresentare un albero di visita avere la relazione dal figlio verso il padre, dalla foglia verso la radice. Questi archi di visita, XY, mi conviene rappresentare l'informazione che X si raggiunge da Y. Quindi se sono su X, il passo precedente ero su Y. E dentro Y mi chiederò qual è il passo precedente rispetto a Y? U. Perché mi conviene? Perché in un albero il precedente, il predecessore, è sempre solo uno, mentre invece i figli possono essere più di uno. E allora se sono il vertice della radice e voglio arrivare a un certo vertice di destinazione, se dalla radice se ne ripartono tre, non so quale sia. Allora normalmente parto dal fondo e dal fondo mi dice ok, vuoi arrivare qui? Allora devi aver fatto come passo precedente questo. E a sua volta questo, a sua volta questo, ed è garantito che tutti i percorsi a ritroso porteranno alla radice. Quindi io mi devo codificare questo albero tenendo traccia per ogni vertice di quale fosse il vertice precedente. È un albero di visita al contrario, con le frecce che vanno verso la radice anziché verso le foglie.
E come posso rappresentarlo algoritmicamente come struttura dati questo tipo di grafo? Con una semplicissima mappa, che mi mappa il vertice figlio, come chiave, al vertice padre, come valore. Quindi io mi farò una mappa in cui aggiungo x chiave, y valore, xy, poi aggiungo yu, poi ut, u come chiave, t come valore, t come chiave, w come valore, w come chiave, s come valore, x come, v come chiave, r come valore, r come chiave e s come valore. Quindi tutti gli archi dal basso verso l'alto. Ogni volta che scopro un arco aggiungerò un elemento a questa mappa. E questo elemento mi darà qual è il passo all'indietro da fare, che fa parte dell'albero di visita trovato dal iteratore, qual è il passo indietro da fare da quel vertice verso la sua sorgente. Quindi ci sarà poi facile trovare non tanto il cammino della sorgente verso la destinazione, ma quello inverso, dalla destinazione verso la sorgente. E se poi ci dà fastidio lo giriamo al contrario. No? Lo stampiamo in ordine inverso, non è quello il problema. Ok? Oppure aggiungiamo in testa anziché in fondo alla lista in modo da invertirlo, ma queste sono cose poi facili da fare a posteriori. Quindi, cosa dobbiamo fare qua dentro? Allora, qui dentro abbiamo un arco. Di questo arco dobbiamo estrarre i due vertici a cui è collegato e questi due vertici dobbiamo collegarli, dobbiamo usarli per inserire un elemento in una mappa che rappresenta il grafo di visita. Quindi vuol dire che questa classe dovrà avere a sua volta o lei o il chiamante, se possiamo deciderlo, forse è più comodo se c'è il chiamante questa mappa, così poi la posso consultare, una mappa fermata, che chiamo back, l'arco all'indietro. Perché se no? Vabbè, no. Quindi in questa mappa andrò a mettere, ogni volta che trovo un nuovo arco, l'informazione che il vertice raggiunto, come chiave, mappa sul vertice sorgente locale, sul vertice precedente, come valore. Questo vuol dire che questa mappa la dovrò usare come parametro al costruttore di questa classe. No? Questo oggetto deve ovviamente avere il riferimento a questa mappa e gliela devo passare nel costruttore. Tu dici, ma perché non gliela passi direttamente in questo metodo, la mappa? Perché questo metodo non lo chiamo io, lo chiama l'algoritmo di visita che passa solamente E come parametro. Quindi se voglio che questa classe possa aggiungere qualche cosa alla mappa, l'informazione su qual è la mappa a cui aggiungere gliela devo dare quando creo la classe. Quindi qui dentro dovrò fare qualcosa del tipo, dico del tipo perché siamo in chiusura del tempo, ma sappiate che non è la cosa giusta da fare, back.add, no, put, scusate, è una mappa questa, chiave valore, chiave che cos'è? La destinazione dell'arco e valore è il sorgente dell'arco, quindi e che è un oggetto connected component traversal. Che cos'ha come proprietà questo oggetto? Vabbè, ha getEdge, che mi dà l'arco, getSource, che mi dice l'oggetto su cui è avvenuto l'evento, cioè il traversal, il depth first iteratore, che non mi serve a niente. A me serve l'arco, e di questo arco
l'oggetto arco purtroppo non mi dà il nodo di partenza e il nodo di arrivo, ma devo chiederlo al grafo. Di qui in un oggetto grafo devo aggiungerlo, perché per avere la sorgente di un grafo, di un arco, scusate, devo chiederlo al grafo, graph.getAtSource, gli devo passare l'arco, quindi richiede qualche passaggino in più. Concettualmente, se ci fosse questo metodo, lo scrivo solo, ma è sbagliato, source, scusa, destination vertex, lo sto inventando, poi domani lo sistemiamo, è punto get edge source vertex. Questi sono tutti rossi perché sono metodi inventati, dobbiamo poi costruirlo, ma l'idea è, giusto per lasciarci con l'idea fissata, ne metto nella mappa l'informazione sul vertice che ho raggiunto associato al vertice da cui l'ho raggiunto. Quindi alla fine di tutta l'iterazione quella mappa mi conterrà una serie di puntatori all'indietro. Prendo un qualunque vertice della mappa e la itero andando a cercare da ogni chiave il suo valore corrispondente fino a quando non trovo la sorgente, che sarà l'unico nodo che non è nella mappa. Mettiamo in pausa questa cosa, la riprendiamo domani per terminarla.